Giuseppe Costa e Giovanni Falcini, in segno di apprezzamento per il grande lavoro svolto da tutto il team per questi campionati italiani. Test event per il capoluogo della Liguria, City Partner della Federazione Italiana Scherma in vista degli Europei Assoluti del 2025. Questa è Teleiblea. Elezioni europee 2024. Abbiamo mantenuto gli impegni, abbiamo dato prova di buon governo. Ora costruiamo l'Europa dei fatti. Giorno 8 e 9 giugno, vota Forza Italia e scrivi Falcone. Elezioni europee 2024. Mediterranea, sì. Il nostro progetto politico richiama forti valori e un'instancabile voglia di essere attivi sul territorio. Otto e 9 giugno, segna la lista Stati Uniti d'Europa e scrivi Luca Ballatore. Insieme si può vincere. Elezioni europee 2024. Manteniamo una politica romanocentrica e liberticida che sta facendo saltare il sistema italiano e che ci rende deboli nel sistema europeo. Quindi questo progetto non è altro che contaminare di democrazia questo sistema oligarchico. Ecco qual è la risposta a chi è incuriosito del perché noi. Ed è ovvio che il nostro è il messaggio più bello in questa competizione elettorale. Questa sfida diventa un sogno che si realizza, il sogno di libertà. L'8 e il 9 giugno andiamo a votare per noi. Andiamo a votare per la lista Libertà. Elezioni europee 2024. Alla COP, per dare il meglio ai vostri cani e gatti, ci siamo messi nei loro panni. Per questo abbiamo creato nuove linee per la loro nutrizione, diverse per età, peso e stile di vita. Scoprite quella più adatta al vostro amico peloso. La COP sei tu. Bentrovati amici, eccoci l'appuntamento con l'informazione di Teleiblea canale 89. Fra poco si voterà per le europee, ma quello che sta accadendo in questi giorni in Ucraina e anche in Europa mi preoccupa fortemente e non possiamo fare nulla, questo è il guaio. Meno male che almeno l'Italia insieme ad altri tre paesi, mi pare la Spagna ed un altro paese, hanno detto no alla possibilità di mandare truppe in Ucraina, di permettere all'Ucraina di colpire obiettivi russi anche fuori dal teatro della guerra. E questo mi preoccupa molto, perché ci troveremo di fronte a quella che viene chiamata l'alternativa del diavolo, quando a un certo punto
un paese come la Russia, che magari si vedrà attaccato da armi americane, da armi italiane, da armi tedesche sul proprio territorio, dice: ma loro sono gli invasori. Non c'è dubbio, ma non ci dimentichiamo chi è la Russia, perché siamo sempre di fronte a uno che è bello robusto e che ha purtroppo tante bombe atomiche, anche quelle tattiche, vi ha detto. Ora, se per caso gli venisse in testa e butta una bomba tattica, cos'è una bomba atomica tattica? No, è, non è quella che fa come Hiroshima, chissà, sono bombe che hanno una utilità in spazi ristretti, ma sempre bombe atomiche sono, non lasciano una, distrugge tutto. Allora lancia uno di quello, poi gli altri che facciamo? Cioè, cosa facciamo? Andiamo ad attaccare la Russia? Io qui mi sto preoccupando, perché questi nostri capi in Europa mi fanno paura, quasi quasi direi che voglio uscire da questa Europa, perché così mi spavento di quello che stanno combinando. Vabbè. Però purtroppo non ci possiamo fare niente, e questo è l'altro guaio, non ci possiamo fare niente. Cambiamo argomento, andiamo alle cose nostre più semplici. Allora, è stato molto spettacolare l'incidente che c'è stato oggi sul cavalcavia della ferrovia in piazza Vannantò, praticamente. Fortunatamente non ha avuto conseguenze per le persone, ma l'immagine è molto particolare. Insomma, questa vettura sul cavalcavia, che è un posto dove generalmente si va piano, ha divelto l'inferriata ed è finita sotto. Attenzione, l'inferriata però, tutto quel pezzo, era completamente corrosa, era praticamente tutta pertuse per la ruggine, e si vede, cioè l'inferriata non ha fatto nessuna resistenza. È un fatto molto preoccupante, perché dico, ma se molte inferriate sono così, cioè lì, se un ragazzino andava un po' più forte e avesse fatto come fanno tante volte i ragazzini a sbattere l'inferriata, finiva sotto e si faceva molto male. Ecco, lo citiamo solo per questo. Non sappiamo chi sono le persone che erano in macchina, non sappiamo neanche qual è la dinamica dell'incidente, se è stato un malore o gli è scappata la macchina, gli è scappato il piede, no, non ci interessa. Però è molto preoccupante, perché quando si trovano questi posti, queste inferriate, ma chi le deve sistemare? La mia domanda è questa. E a proposito di chi le deve sistemare, stanno facendo dei lavori in via di Vittorio. Voi dovete sapere che la via di Vittorio, per chi non la percorre come noi ogni giorno, è un vero campo di battaglia. Cioè, io non so come è possibile che in via di Vittorio ci sia un numero imprecisato e incalcolabile di tombini, tutti fatti con delle belle infossature, per cui le macchine su questi tombini fanno dei salti pazzeschi, ma è tutto il pezzo che va praticamente dalla via, dal distributore di benzina fino ad arrivare alla rotatoria, e ci sono buchi a non finire. Ora si stanno facendo altri lavori, e questa è una foto così, ma anche sotto ci sono altri lavori, altri buchi. Io chiedo all'assessore, intanto credo che questi lavori siano di una ditta privata, non siano del comune, ma si può chiedere a queste ditte, no, di fare i buchi e poi riparare l'asfalto in modo che non sia ogni autista che passa dalla via di Vittorio è costretto a fare la gimcana per non prendere in pieno tutti quei buchi, è costretto a rallentare, ed è una strada importantissima, e soprattutto a salire, a scendere è meglio, ma a salire ci sono 8 o 10 tombini di non sappiamo quale
quale, se sono telefoni, acqua, non sappiamo qual è, ecco, non si può tentare di chiedergli se ci fanno la strada bella asfaltata? Sarebbe una cosa molto interessante. Apriamo però il nostro telegiornale parlando di contraffazione, ma anche di negozi di prossimità. Perché? Perché c'è uno studio di Confcommercio che dice, porca miseria, guardate che la contraffazione fa danni incredibili al nostro Made in Italy, ed è una realtà effettivamente fortissima. Se voi andate in molti supermercati troverete tutta una serie di prodotti che c'è scritto Italia mia, Italia nostra, Italia quello che volete, ma che però non sono italiani. Il parmigiano non è italiano, Coldiretti si lamenta del fatto che alle frontiere arrivano decine di tir ogni giorno che portano prodotti italiani che però vengono dalla Slovenia, dalla Croazia, dal nord dell'Europa. Quindi questa realtà è assolutamente da combattere, e Confcommercio dice, pensate che questo costa alla nostra economia più di 30 miliardi di euro l'anno, e quindi tutti i produttori, è chiaro che gli agricoltori sono in difficoltà, è chiaro che non riescono a vendere a prezzi giusti perché poi i prodotti che arrivano da fuori spesso sono meno costosi. Allora dico, vabbè, sono meno costosi, bello, ci divertiamo tutti, ma non è così, perché sono meno costosi ma di qualità molto scarsa, e noi siamo purtroppo costretti a comprare questi prodotti che ci dicono che sono italiani. Allora a questo punto io vi faccio vedere questo piccolo servizio e poi continuiamo parlando di questo e poi andiamo alle elezioni. Nel 2023 l'illegalità è costata alle imprese del commercio e dei pubblici esercizi 38,6 miliardi di euro e ha messo a rischio 268 mila posti di lavoro regolari. È quanto emerge da un'indagine di Confcommercio realizzata in collaborazione con Format Research e presentata a Roma durante la giornata Legalità, ci piace. L'usura resta il fenomeno criminale percepito in maggior aumento dagli imprenditori del terziario di mercato, seguito da furti, aggressioni e violenze, atti di vandalismo. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli e la vicepresidente Patrizia Di Dio. L'illegalità è una subdola economia parallela che danneggia gravemente le imprese e penalizza l'occupazione. Nel 2023, solo nel commercio e nei pubblici esercizi, è costata circa 28 miliardi di euro in perdite di fatturato. Preoccupano in particolare usura, contraffazione, abusivismo e furti. Occorre diffondere la cultura della legalità e rafforzare la collaborazione con le forze dell'ordine per assicurare alle nostre imprese un mercato più sicuro, trasparente e competitivo. Sicuramente i fenomeni si contrastano con la prevenzione, quindi sicuramente l'intervento dello Stato, ma come diciamo noi di Confcommercio, con quella sicurezza partecipata, ognuno faccia la propria parte, noi come organizzazione cercando attraverso le nostre territoriali di dare assistenza non soltanto in senso solidaristico, ma anche con gli strumenti legali per accompagnare per esempio le denunce, ma anche per sostenere finanziariamente non significa che possiamo dare un'assistenza finanziaria, ma accompagnare in un percorso delicato, in un momento delicato, gli imprenditori che abbiano dei problemi. Alla giornata organizzata da Confcommercio presenti anche le istituzioni per sottolineare l'importanza della cultura della legalità e dei negozi di vicinato. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni. È importante anche questo, ridare significato al lavoro, alla proprietà privata, alla intrapresa economica privata, perché è la base di una società sana, di una società che alla fine arricchisce tutti, ed è la base anche per il rispetto nei confronti del lavoro di chi produce ricchezza e benessere per il nostro paese, quindi per gli imprenditori, per i commercianti.
Diventa fondamentale avere il negozio di vicinato non solo come strumento economico diretto per il cittadino, ma il negozio di vicinato è anche strumento di socializzazione, è strumento di aggregazione, l'insegna diventa uno strumento di sicurezza e quindi credo che anche da questo punto di vista difendere l'attività economica commerciale diventa uno strumento per contrastare l'illegalità, per garantire sicurezza, quindi per garantire crescita e sviluppo della comunità locale e quella nazionale. Dunque, avete visto il servizio che abbiamo preso dal nostro, diciamo, collaboratore a livello nazionale, la Italpress. Ecco, fa molto male all'economia e si parla anche di questi negozi di prossimità. I negozi di prossimità sono quelle che una volta erano le botteghe, se vi ricordate, no? Le botteghe erano molto importanti perché erano prossime, erano vicine. Ora poi ci siamo ubriacati con tutti questi centri commerciali e siamo arrivati al punto di desiderare di poter tornare indietro un po' con questi negozi di prossimità. Io sono convinto, vedendo un po' in giro, che ci sono diverse realtà che sono piccole, ma che riescono a soddisfare una buona clientela, si sono fatti una buona clientela e devo dire che sono molto utili. Non è che tu ogni volta, se sei in via Risorgimento, qua devi dire per forza al centro commerciale là sopra, ci sono tante cose che si possono comprare diciamo, nelle vicinanze. Quindi ritornare a questo, ridare anche qualità ai prodotti locali che non possono essere contraffatti e soprattutto fare più negozi, per esempio nei centri storici, per rivitalizzare i centri storici, una delle ricette. Ma abbiamo sempre bisogno dell'acqua. Ora parleremo di acqua più tardi con un'intervista che è stata realizzata da Gianni Papa con il dottore Duchi, ma quello è a grande livello. Noi invece parliamo dell'Ibleacque un attimo. Abbiamo chiesto al l'ingegnere poi domani, che voi sapete è l'amministratore unico della Ibleacque, gli abbiamo detto ci sono delle lamentele, dice caro ingegnere, dico, arrivano lamentele per le bollette che sono tutte sbagliate e poi ci sono troppe ore di attesa per parlare con Ibleacque, cosa si può fare? E lui mi ha detto, caro direttore, nei grandi numeri può accadere, quindi siccome abbiamo tanti clienti, soprattutto se i dati di partenza forniti dai comuni non sono aggiornati. Quindi se noi non abbiamo i dati aggiornati, poi capita che non sappiamo che quello ha pagato l'anno scorso, gli mandiamo una bolletta di 5 anni e questo. Le bollette sono elaborate dalla stessa società che le faceva prima per il comune. La prossima bollettazione sarà più precisa e così via. In ogni caso la società riconosce gli eventuali errori e li corregge. Quindi questa è la realtà. È vero, ci sono problemi su questa bollettazione, ma l'ingegnere poi domani dice inseguiamo tutti gli errori, li cerchiamo di risolvere, la società Ibleacque, però magari chiediamo a Franco poi domani di allargare l'orario per ricevere le persone in modo che non stanno lì 70 persone un giorno intero, perché poi quando gli arrivano bollette di 800 euro nessuno li paga senza preoccuparti, 15 euro li paghi poi fai questione, ma 800 euro no, quindi devi andare lì a dirgli guarda che non è così. Quindi questa è una promessa che cerchiamo di farci fare dall'ingegnere poi domani. Dall'acqua andiamo alle europee, mancano 2 settimane esatte, o meno 10 giorni per andare al voto, quindi noi abbiamo gli ultimi appuntamenti. Intanto abbiamo un ospite studio, parliamo di Forza Italia, che è una di quelle emergenze, o meglio, di quelle forze che emergono, non è un'emergenza, è un'emergenza politica che sembra avere ottimi riscontri. Allora sentiamo questa intervista con Giancarlo Cugnata. Dunque continuiamo a parlare di elezioni europee, con noi c'è Giancarlo Cugnata che ormai abbiamo invitato più volte proprio per parlare di Forza Italia, lui è il nuovo segretario provinciale di Forza Italia e devo dire che l'abbiamo visto molto attivo in questa campagna, è seguito, sappiamo, Giancarlo
Falcone, quindi Forza Italia, Falcone. L'altro giorno eravamo, vedete le immagini, a Comiso c'era Gasparri. Come va, come sta andando sta campagna? Si vota fra 10 giorni. Intanto buonasera ai telespettatori. Sì, tutte le volte che la vostra emittente ci invita, mi invita, vengo con grande piacere, perché riusciamo a dibattere su temi sempre importanti per la nostra provincia. Sì, da gennaio, da quando si è svolto il congresso il 27 gennaio, siamo in movimento in tutto il territorio della nostra provincia per riorganizzare questo meraviglioso partito che è quello di Forza Italia, il miracolo di Silvio Berlusconi che qualcuno pensava dopo la sua morte finisse, invece si è manifestato un vero e proprio, mi permetto di dire, miracolo, nel senso che non solo esiste ma sta crescendo e vediamo sempre più adesioni. La prova ne è che proprio il mondo del centro, della politica, si è rivolto tutto a Forza Italia in questa competizione delle europee. Vedi noi nuovi moderati, vedi anche la DC e altri movimenti civici, hanno chiesto di rivedersi nei principi di Forza Italia. Siamo l'unico partito italiano che aderisce al Partito Popolare Europeo. Beh, comunque dobbiamo dire che nelle europee, se non ci si mette insieme, non si arrivano a certi numeri, perché è chiaro che c'è uno sbarramento molto forte e compagnia bella. Però Forza Italia è davvero in crescita e lo abbiamo visto. Forse sarà merito tuo qui dalle nostre parti, se è riuscito no, a creare. Il merito è del segretario nazionale Tajani, che è riuscito ad interpretare benissimo il pensiero del presidente Berlusconi e ha fatto rinnamorare le persone di Forza Italia, nel senso riorganizzando il partito dal basso, attraverso il tesseramento, attraverso i congressi provinciali, attraverso il dialogo con il territorio. Questo riesce a riavvicinare le persone interessate alla politica e incomincia a dare i frutti. Io sono un mezzo per cercare di dare il contributo a questa, in questa provincia. Giancarlo, abbiamo seguito un po' questa campagna elettorale, i temi sono molti. Qualcuno dice, ma si scordano della sanità, ma si scordano con il problema dell'autonomia differenziata, la destra appoggia tutto questo, cioè la destra è colpevole di una situazione difficile, soprattutto del sud. Beh, il sud è sicuramente una situazione difficile, ma penso che si stia l'approccio del governo sia nazionale che regionale sia quello giusto, perché se oggi parliamo di fondi destinati al sud, e di questo non se ne parlava da decenni, sono fatti e questo va considerato come un impegno del governo nazionale, del governo regionale, ma con un grande riferimento al governo, alla Commissione europea, perché se c'è un fil rouge che collega l'Europa, lo Stato e la regione Sicilia, è quella del Partito Popolare Europeo, è quello di essere presente ai massimi livelli ed essere in grado di poter interpretare quali sono i bisogni ed incidere nei luoghi e nei tempi giusti per dare poi risultati. I fondi di sviluppo e coesione che tutti stanno parlando in questi giorni e che sono stati siglati anche per la Sicilia, sono fondi che vedranno lo sviluppo della nostra terra, del panorama regionale, ma anche della provincia di Ragusa. Questi sono fatti, questo significa che c'è un modo di fare politica che può diventare attrattivo per quei fondi che poi devono essere spesi nel territorio. Io su questo vorrei dire, a differenza di altri che sono entrati nel merito dicendo se la colpa è il merito di qualcuno o di qualcun altro, se quel sindaco è bravo o è meno bravo, se sono stato io a far arrivare i fondi, eccetera, intanto direi che stiamo parlando di europei, stiamo parlando di fondi che arrivano anche dall'Europa, riempiamo la bocca interpretando quello che sono i massimi sistemi europei, però poi ci riduciamo ad essere dei consiglieri di quartiere, perché andiamo a dire io a casa mia sono riuscito a far arrivare più soldi, a casa dell'altro sono arrivati meno soldi. Però questa è la colpa del politico, abbiamo l'esigenza di riempirci e di mostrare i muscoli, perché però secondo me è completamente sbagliato, perché noi siamo intanto
europei. Poi siamo alla provincia di Ragusa, che deve guardare all'interesse dell'intero territorio della provincia di Ragusa, e mi riferisco a quando esistevano veramente le province regionali, che erano un ente terzo rispetto ai comuni, che riusciva a concertare insieme ai comuni e capire qual era un piano di sviluppo per l'intero panorama provinciale. Ecco la necessità di una provincia vera, non la provincia di secondo livello. Stiamo ancora scherzando a fare politica, stiamo parlando invece quando la gente elegge e vota un presidente, il presidente assume la responsabilità di essere il presidente dell'intera provincia, che mette attorno al tavolo i sindaci, assieme studiano qual è la strategia migliore con gli imprenditori, con tutte le classi sociali, qual è la strategia migliore per la propria provincia. Dire che questo comune è più bravo di un altro a me non piace, perché è come se ci fosse la guerra tra l'uno e l'altro, che poi non corrisponde a verità. Perché se al comune di Comiso sono arrivati 80 milioni, 87 milioni di euro, io apprezzo l'atteggiamento del sindaco di Comiso, che ha avuto, rispetto ad altri, non sindaci, rispetto ad altri esponenti politici, una eleganza che magari è dettata da essere una donna, ma anche dal ruolo istituzionale. Non ha detto quanto sono brava io perché a Comiso abbiamo intercettato queste somme, no. Che poi Comiso sia il luogo dove ricadranno i soldi che riguardano l'aeroporto di Comiso. L'aeroporto è qualcosa che appartiene all'intero panorama provinciale e oltre. Che poi ricada nel comune di Comiso, bene, ben venga, ma è una cosa che riguarda un po' tutti. Quando si dice che su Ragusa sono arrivati pochissimi soldi, 3 milioni di euro per... Non è vero nemmeno quello, perché il comune di Ragusa, rispetto ad altri comuni che magari hanno un dissesto idrogeologico, le spiagge corrose o la costa danneggiata, il comune di Ragusa questo non ce l'ha. Il comune di Ragusa ha la pista ciclabile che altri lidi non hanno. Quando si dice che fondi non sono arrivati, no, la SRR ha avuto il finanziamento di 35 milioni di euro per il CSS, che significa un altro impianto vicino al trattamento biologico, che può finalmente significa produrre energia che può essere data agli impianti come combustibile. Certificato, combustibile certificato, ed è un impianto di 34-35 milioni che insiste su Ragusa. Sì, è però, patrimonio di tutti, ma riusciamo a guardare oltre al nostro orticello o siamo rimasti chiusi come consiglieri di quartiere nel proprio quartiere? No, siamo personaggi che interpretiamo la politica e che guardiamo oltre, e allora c'è la necessità di stabilire insieme qual è la strategia del territorio. La maggior parte di questi fondi sono fondi che vendono circa 50 milioni di euro della ex provincia regionale di Ragusa, il libero consorzio, circa 50 milioni, 34 sono della SRR. Altri sono per la strada. 80 milioni, 60 milioni sono per l'aeroporto. E poi ci sono un sacco di strade regionali, poi ci sono anche dei beni culturali e poi ci sono minime parti che ricadono all'interno delle città, chi più, chi meno. Sì, è vero che Comiso ha ragione, il sesto livello geologico. Ma chi li sceglie queste cose? Chiaramente c'è una cabina di regia. C'è una cabina di regia che ritengo che sicuramente parte anche dal libero consorzio, perché è molto evidente, molti aspetti che riguardano l'ambiente, con un commissario che viene da quel mondo, e aspetti che riguardano la viabilità, che è strategica per il panorama. Gli altri, diciamo, per carità, dico con tutto il rispetto, spiccioli, ma di questo stiamo parlando. Ma la regia deve continuare ad essere di un ente sovracomunale che può avere l'interesse per tutta la provincia. Per questo dico che la politica è molto importante. Qualcuno ha detto il civismo ha fallito. No, il civismo non ha fallito, perché se l'elettorato vota il civismo è l'elettorato che comanda. Ma è anche vero che Forza Italia guarda con grande attenzione il mondo civico, perché ha formato la cosiddetta consulta per parlare a loro, e molti di questi del mondo civico si sono avvicinati a Forza Italia, si stanno aderendo, si stanno federando, vogliono interloquire perché vedono un partito che può dare a loro risposte politiche, partito moderato, eccetera. Quindi, plauso a chi è riuscito a mettere in campo di quei progetti, e in questo caso Libero Consorzio, se vogliamo la SAC, la SRR con i suoi dirigenti, il dottore Ferrere,
guarda caso, il presidente della SRR è il sindaco di Ragusa. Allora, la politica non deve litigare quando gli interessi sono quelli dello stesso territorio, deve unirsi la politica per dare maggiore risposte, perché magari le altre province possono essere più forti politicamente e drenare più denari rispetto alla nostra. Lì dobbiamo essere bravi. Questa è la differenza di un mio pensiero rispetto a quello che ho visto in questi giorni. Giancarlo, sei stato chiarissimo, però dobbiamo andare a chiudere, ti dedico un minuto solo per fare quasi un appello elettorale, diciamo. Beh, non c'è dubbio che stiamo girando lungo e largo la provincia non per chiedere fiducia, ma per dare un voto a quello che è stato fatto in questi anni. Se da Rosolini a Modica c'è un'autostrada, ha un nome e un cognome: governo regionale Musumeci, governo regionale Schifani, assessore. Ma l'altro pezzo ce l'ha un nome. Assessore Marco Falcone. Questo è, se oggi si può viaggiare in autostrada, ha un nome e un cognome. Se i lavori della Ragusa Catania sono partiti, ha un nome e cognome del governo regionale di centrodestra, con guida Forza Italia, con un nome: Marco Falcone. Questo non chiediamo la fiducia, chiediamo un voto a ciò che abbiamo fatto, che differenza rispetto a dire votati al buio. Quindi ritengo che votare Forza Italia, votare i candidati che sono in Forza Italia, votare chi ha voluto bene questa provincia, non in campagna elettorale, ma nel suo lavoro di amministratore, è un voto che ritengo sia possa andare legittimamente verso Forza Italia. Siamo alla scadenza di questa tornata elettorale, siamo certi che un voto a Forza Italia significa rafforzare il Parlamento europeo, il Partito Popolare Europeo, e quindi essere in grado di incidere nei luoghi dove la politica e dove si esercitano le scelte degli italiani. Ormai l'Europa entra dove ora ci sono sulle bottigliette dell'acqua, come sulle strade, come sul ponte, sullo stretto di Messina, che noi vogliamo si faccia, e non vogliamo che ci siano turisti come la segretaria nazionale del PD che dice che ci vogliono 20 minuti. Quindi ha capito da turista che ci vogliono 20 minuti, ma noi il ponte lo vogliamo per lo sviluppo, non soltanto per chi è turista. Grazie Giancarlo Cugnetta di Forza Italia, segretario provinciale. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Banca Agricola Popolare di Ragusa. Una storia orientata al futuro. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio, come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari.
Tutte le informazioni a info@sisagro.it. Grazie Giancarlo Cugnato, avete sentito, anche lui ha una sua teoria sui fondi FSC, ma in qualche modo ha difeso il sindaco di Ragusa, che in questi giorni si è un po' adirato e preoccupato delle critiche che gli sono arrivate da tutte le parti, anche da gente che fa parte della sua maggioranza. Io credo che il gioco sia questo e quindi non ci si può assolutamente lamentare. Il sindaco di Ragusa ha avuto una delle più grandi fortune che il mondo possa avere mai riservato ad un amministratore, di trovarsi una città sana, funzionale, che era disponibile ad avere qualcuno un po' più attivo dopo, senza offese, 5 anni di Piccitto. Quindi è stato un uomo molto fortunato, che però ora debba capire che non tutto può funzionare come dice lui, è chiaro, va bene, fai l'AST e va bene, fai la cultura come dici tu, tutte queste cose, però se non vuoi avere nessuno che ti diciamo che ti critica, dovresti essere un po' più aperto. Sono stato oggi a un incontro voluto dall'assessore Currieri per parlare del nuovo servizio dell'AST, no? Del nuovo servizio che è andato a sostituire l'AST, cioè il servizio dell'Etna Trasporti. L'Etna Trasporti che ha vinto il bando di gara e che dal 17 di giugno, poi dal 1 di luglio, eccetera, eccetera, sostituirà per intero il servizio dell'AST. Tutto buono e benedetto, come dico in altre occasioni, il vero problema però è un altro, cioè è che tipo di traffico devono avere per essere autosufficienti? Perché bisogna davvero convincere le persone a prendere il bus. E se poi, i numeri del passato erano impressionanti, se poi tutto questo bel servizio non rende, che succederà? Questa è la mia grande preoccupazione. Però, leggendo i numeri, cioè leggendo le linee, mi pare che il servizio sia che non può essere criticato. A Ibla ogni mezz'ora il giro si va a Donna Fugata, si va a Maria di Ragusa. Guardate, se tutto funziona, il sindaco ha avuto un'altra fortuna. Ero entrato involontariamente in un'altra riunione, che era la riunione, quella, la setta segreta sembra, della tassa di soggiorno, questo comitato, che attenzione, è un comitato di controllo sulla tassa di soggiorno, ma è in verità il comitato che accetta tutto quello che dice il sindaco e in qualche modo lo ratifica, perché il sindaco dice, se l'ha detto il comitato, che ci abbiamo problemi. Il comitato, anche lì bisogna vedere quale è la sua qualità, come è stato scelto, alcune cose mi lasciano perplesso, però appena sono entrato io si ammutolirono tutti, silenzio. Oh, non credo che sono andato a scoperchiare qualche altarino, no, perché poi me ne sono andato. Allora, buona questa idea eccellente dell'Etna Trasporti, mi fa anche piacere. Allora, torniamo a parlare di acqua, però ne parliamo con un esperto che ci dice anche come è possibile in qualche modo recuperare la natura, l'ambiente e l'acqua nei nostri territori. Vediamo Gianni Paolo. Questa è Teleiblea. Il nostro ospite stasera, abbiamo già avuto più volte il dottor Antonino Duchi, è un di quei signori con una specializzazione particolarissima, incredibilmente importante al giorno d'oggi, ovvero sia biologo ambientale. Dottore Duchi, le immagini che vediamo per i maniacoli della tecnica alle nostre spalle sono relative a una cosa che lei ci spiegherà poi brevemente, che è stata fatta qualche giorno fa e che è particolarmente importante, dà anche un minimo di speranza in una situazione di acqua che cade dal cielo sempre meno, vuol dire che almeno lì un pochino c'era. Cosa avete fatto?
Noi abbiamo fatto un'immissione di trote selvatiche, di trote cosiddette macrostigma, di trotelle anzi per la precisione, quindi piccole trote che sono state prodotte nell'incubatorio di valle del fiume Erminio, che è sito presso il mulino San Rocco nella valle del torrente San Leonardo. Quindi nell'Erminio queste poi cresceranno, ogni mille messe un certo numero riuscirà ad arrivare a maturazione, diciamo così, diventeranno grandi. Vuol dire che in questo momento un poco d'acqua c'è nell'Erminio? Sì, in questo momento un po' di acqua c'è, perché ci sono evidentemente ancora delle riserve sotterranee sufficienti. Questa è una cosa importante da valutare, cioè il fatto di avere e di mantenere in quantità e in qualità, perché è importante anche la qualità, perché a volte uno può avere anche una certa, una notevole quantità di acqua, ma non la può utilizzare perché la qualità non è adeguata. Questa invece è, evidentemente deve essere così pura che permette... Sì, è diciamo che è adeguata per la sopravvivenza di questi animali, evidentemente. Sì. Perfetto, ma mi sembra l'avete fatto anche altre volte, se lo Sì, fate. Questo è un progetto diciamo che nasce, nasce molti anni fa. È un progetto, il cosiddetto progetto Macrostigma, che nasce ad opera dell'associazione FIPSAS, della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, quindi già negli anni 80 almeno. Io ricordo anche, sì, mi perdoni, un convegno che c'era uno studioso irlandese. Sì, recentemente, sì, questo progetto quindi è andato avanti negli anni, purtroppo non sempre, un progetto che appunto è stato attivato dai pescatori, che hanno coinvolto poi l'allora provincia regionale di Ragusa, adesso Libero Consorzio, e poi hanno coinvolto me come ittiologo, biologo ambientale. Questo progetto ha avuto diciamo diversi stop and go, purtroppo questo è un problema che in Sicilia è piuttosto diffuso, fare delle cose e poi magari non portarle sempre a compimento, non farle seguire sempre in modo continuativo. Negli ultimi anni è stato ripreso con la riattivazione dell'incubatore di valle e quindi abbiamo prodotto, ora questo è uno degli aspetti di questo progetto, la produzione e quindi l'immissione di queste prima vannotte e poi trotelle. Allora, mi viene una curiosità, quando noi mettiamo trote, e lei ci ha spiegato, c'è una certa, perché ci vuole una quantità minima d'acqua e una quantità di acqua che sia anche in determinate situazioni che consentono, perché se l'acqua fosse inquinata chiaramente. Sì. In tutto questo, il ritorno sull'ambiente, al di là del disporre di trote, ci sono anche ritorni di altro genere? Certo, ritorno di altro genere è intanto un ritorno importante dal punto di vista ambientale, perché questi animali, che sono in questo caso trote ma anche altri tipi di pesci, li possiamo anche chiamare in un altro modo, li possiamo chiamare come sensori naturali dello stato dell'ambiente. Quindi mettere questi animali, mantenere questi animali nei corsi d'acqua ci permette di avere, studiandoli, osservandoli, monitorandoli, il polso della situazione ambientale in questo caso di quel corso d'acqua. Ecco, siccome lei sicuramente l'ha studiato e monitorato, la situazione ambientale com'è? Allora, al di là del discorso siccità, che comunque se piovesse farebbe bene. Beh, lei ha fatto riferimento a un convegno, ecco, sì, un anno e mezzo fa appunto, mi pare, marzo dell'anno scorso è stato fatto un convegno che ha permesso di portare dati aggiornati sullo stato della qualità dei corsi d'acqua in provincia di Ragusa, e sicuramente la situazione purtroppo non è valida, è piuttosto diciamo alterata. Teniamo conto che l'alterazione dei corsi d'acqua non è dovuta solo all'inquinamento, ma anche alterazioni morfologiche, per esempio una cementificazione di un corso, noi possiamo avere un corso d'acqua che ha dell'acqua perfettamente pura, però è cementificato, quindi da questo punto di vista la vita degli animali, di molti animali, non è possibile lo stesso, nonostante sia di buona qualità. Ma da noi qualità. Esistono problemi di cementificazione dell'acqua? Esistono problemi, magari di grande cementificazione no, però problemi di alterazione del corso dell'acqua, per esempio rettificazioni, spianamenti del fondo, alterazione delle rive. Teniamo conto che il corso d'acqua non è solo l'acqua, ma è tutto il sistema in cui l'acqua è inserita, quindi il fondo, quindi le rive, quindi la vegetazione che sta intorno al fiume, che ha una funzione anche di filtro per gli inquinanti. Quindi andando ad alterare non solo il fiume, ma anche il contesto in cui il fiume è inserito, si vanno a creare dei problemi di qualità. Ecco, stiamo vedendo delle bellissime immagini. Sì. La domanda è, sempre per rifarsi al discorso di città, se domani mattina, curiosità personale, facciamo finta che piove per 5 giorni, piove giusto, no? Non drammatico, giusto. Sì. Di quanto viene modificata la quantità di acqua lì?
Ma questo non è che può essere detto. No, no, chiaramente. Non è che si l'impatto può... è immediato, oppure buona parte va invece a alimentare le. Ma dipende quanto piove, in che concentrazioni piove, con quanta velocità piove, il territorio in che condizioni è, se è un territorio in grado di assorbire quest'acqua oppure ecco, no. Ecco, questo è importante non solo quindi non cementificare i corsi d'acqua, ma anche il territorio circostante, quindi rendere il territorio più permeabile possibile all'acqua. Quindi per esempio non smettere col consumo di suolo, smettere con la cementificazione, addirittura cominciare a togliere cemento in modo tale che l'acqua si possa infiltrare e arricchire le falde, che sono la nostra riserva più importante per quanto riguarda sia per noi e anche per l'ambiente. Io ricordo per esempio nel Negev ogni X chilometri tu trovi un segnale che ti dice stai attento alle inondazioni. E uno dice sì. Ma come nel deserto? Sì. Quello mi spiegavano, è quello che sì. Dice lei, sì. Perché diventa così secco. Sì. L'ambiente che deve ricevere quest'acqua, che non è più permeabile. Certo. Noi corriamo questo rischio. Beh sì, ci può essere questo rischio, però io vedo, personalmente ritengo che il più grosso rischio è dovuto all'intervento umano. Il fatto che per esempio le nostre città si siano sempre più espanse, ci sia un'espansione edilizia, oppure l'aumento della presenza di strade, autostrade. Quindi la cementificazione diffusa del nostro territorio sicuramente rende il nostro territorio, una parte aumenta la desertificazione, altera il circolo dell'acqua e sicuramente rende più difficile la ricarica delle nostre falde, oltre che produrre anche inquinamento, perché noi dobbiamo pensare per esempio che tutto ciò che rilasciano le gomme delle automobili, per esempio i freni, e tutta roba che rimane sulle strade viene dilavata quando piove e finisce poi nelle falde idriche, nei fiumi, nelle falde idriche. E mi perdoni, e tutto questo, quando siccome i fiumi vanno a mare, ha impatto anche sull'ambiente marino? Beh, certo, può avere un impatto sull'ambiente marino. Tempo fa ricordo che, per esempio, la Goletta Verde di Legambiente è venuta a fare dei monitoraggi proprio davanti alle foci dei fiumi e in alcuni casi ha trovato dell'inquinamento, proprio per dimostrare come una significativa parte dell'inquinamento che arriva a mare deriva dai corsi d'acqua. E dall'idea dell'uomo che il mare sia una specie di mezzo osservatorio. Poi dipende dalle situazioni ambientali del mare, sì. Se il mare sia una zona di costiera chiusa, se è una zona costiera aperta. Queste sono poi situazioni secondarie, però sicuramente una gran parte dell'inquinamento, adesso c'è anche il discorso per esempio dell'inquinamento dei rifiuti, quindi delle plastiche, certo. E gran parte arriva dai corsi d'acqua, quindi gestire bene il territorio all'interno, gestire bene i corsi d'acqua fa bene sia alla fauna e alla flora che in essi presente, in questo caso le trote. Però anche quella umana, sì, no? Però anche sicuramente all'uomo, perché poi alla fine tutto ciò che succede ritorna anche. Bene, dottore Duca, l'ultimo minuto andiamo a chiudere. Dalla sua esperienza di studioso dell'ambiente e oltretutto, cosa altrettanto importante, di appassionato dell'ambiente, perché essere studioso può essere un po' più asettico, ma essere studioso e appassionato vuol dire che uno ci mette non solo la competenza tecnica, ma anche proprio la passione, il cuore. E visto questi fenomeni desertificazione, sì. Problemi di acqua che ce n'è sempre meno, le piogge che non cadono, la neve eccetera. E lei è molto pessimista, un po' pessimista, neutro, moderatamente ottimista, com'è? Andiamo a chiudere. Beh, questa è una domanda che mi viene fatta diverse volte. Io personalmente... Purtroppo il signor Rossi lo vuole sapere. Parlando della nostra realtà locale, visto che siamo in una realtà locale, ma anche siciliana, non sono molto ottimista perché... Perché per esempio qui io ho, non so se lo posso fare vedere, sì. Qui ho la carta ittica della provincia di Ragusa, che è uno studio sulla situazione ambientale dei nostri corsi d'acqua che è stato fatto circa 20 anni fa, in cui ci sono state date tutta una serie di proposte per migliorare la qualità ambientale. E sono state messe e in atto. Praticamente in questi decenni, nonostante questo impegno di monitoraggio, che tra l'altro non solo io, ma per esempio l'ARPA di Ragusa ha fatto negli anni, non si sono viste degli interventi significativi di miglioramento. Per cui da questo punto di vista non sono molto ottimista. C'è una tendenza nel nostro territorio a magari spesso a parlare di ambiente, però a farsi anche belli, perché effettivamente ci sono degli ambienti molto belli, molto interessanti, però a non intervenire per riqualificare e migliorare quelle situazioni che sono alterate. Morale, andiamo a chiudere, il lago perde abbastanza verso il basso. Sì, bisogna cambiare. Se si bisogna vuole, cambiare, se beh ragazzi decidiamoci. La natura ci aspetta, ma sempre fino a un certo punto. Dottore Duchi, grazie e abbiamo chiuso questo... interessante, mi auguro di farne altri, piccolo viaggio in una cosa che ci tocca come forse nessun'altra. Grazie ancora. Grazie a lei.
indietro, Giorgio, la merenda. C'è un formaggio che col suo cuore dolce piace tanto ai bambini. Un formaggio che, col suo animo raffinato, rende speciale ogni occasione. Un formaggio che col suo carattere un po' piccante piace ai nostri nonni. Ragusano DOP. Oggi come ieri, mette d'accordo tutti. Come avete capito che ci sono delle cose particolarmente interessanti, ma una cosa di cui dovremo accertarci, e bisogna dirlo al sindaco, su dati certi, che molte acque di superficie del nostro territorio sono inquinate da pesticidi. Quindi qualcuno su questo deve assolutamente metterci mano, perché è facile fare, però i pesticidi in qualche modo li beviamo, li prendono le piante, insomma i pesticidi. Se il sindaco chiamasse l'ARPA per avere queste informazioni non farebbe male. Parlando di sanità, abbiamo un servizio della nostra Giovanna Cannizzaro, che però manderemo domani perché l'abbiamo realizzato sulla comunità, c'è una struttura sanitaria che si farà a Pozzallo a partire da giugno. E invece volevo tornare indietro perché c'è stato un errore ieri, vi ho fatto vedere uno scontrino, era uno scontrino di posteggio, però erroneamente ho detto che era uno scontrino del posteggio di Comiso, no, è uno scontrino del posteggio di Catania, quindi ora vedete che per stare 20 minuti al posteggio ci vogliono 3 euro. Chi è che si lamenta? Si lamentano gli NCC, si lamentano i tassisti, perché voi sapete, quando il tassì arriva a Catania per prendere qualcuno, la macchina la deve posare, non ci sono spazi adeguati e va al posteggio e già sono 3 euro. Questi 3 euro purtroppo vanno a cadere poi sul cliente, sull'agenzia che lo chiama. Quindi cosa hanno fatto i tassisti? Hanno chiesto di avere nell'area dell'aeroporto di Catania, un aeroporto un po' nei guai, perché ancora la zona bruciata non è stata sistemata. Bisogna fare, come ho detto ieri, le file per andare in bagno, per entrare nel check-in, è tutta una fila. Cioè, loro si sono vantati che hanno ricevuto dei soldi, ma quanti soldi hanno speso in questo aeroporto che non riesce ad essere veramente un aeroporto, terzo, quarto aeroporto d'Italia, e purtroppo è l'aeroporto che ci hanno propinato, perché quando c'è la possibilità di volare da Comiso, tutti noi siamo più che felici. Ma a Comiso, dicevo, Catania fa 250 voli al giorno, Comiso ne fa 4-6, giusto? E poi i tassisti sono costretti anche a questa ulteriore tassa di imbarco. Ora è chiaro perché l'aeroporto di Catania non vuole lasciare neanche un passeggero, perché ho tricche e ballacche, poi l'autista ti va a prendere il caffè, insomma ognuno che arriva là i suoi 5, 6, 7 euro li posa, e se sono 5 milioni di passeggeri, fatevi i conti che cosa accade. Quindi ho fatto un errore, ma ricordo che si tratta di una questione dell'aeroporto di Catania e non di Como, sono sbagliato io. Andiamo a chiudere, e ora vi lascio con un servizio fatto da Teresa Guarnuccio qualche giorno fa alla scuola, parlare di Gianni Rodari, è una iniziativa che si è svolta a scuola. E poi la cosa direi importante è che dovremmo cercare di cambiare un po' l'immagine di questa città. Stiamo cercando di dargli un'immagine di dammine in costume ottocentesco, di cene barocche, di castello di Donna Fugata, come se fosse la dimora di tutti i ragusani. Stiamo dando questa immagine radical chic
direi più sull'antica nobiltà, che questa città non si merita. Abbiamo tanti problemi, l'agricoltura, le ferrovie che non funzionano, l'estate che non ci sa, le ringhiere che cadono, non ci possiamo perdere in queste cose. Certe volte ha ragione Cesare Buchino. Detto questo, vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio con il servizio di Teresa Guarnuccio, noi ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. All'interno della Paolo Vetri, insieme a Gianni Rodari. Non è scontato dire che è stato straordinario. Lui fantasticamente faceva apprendere, era grande e non è mai anacronistico. Gianni Rodari insieme all'AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, qui alla Paolo Vetri, ci ha parlato con le sue parole, con le sue poesie che vanno oltre il tempo e lo spazio. Gianni Rodari, quanto è attuale? Beh, Gianni Rodari è oggi fondamentalmente attualissimo, perché comunque i suoi insegnamenti, il suo operato oggi è applicabilissimo nel nostro contesto, dove si passa da un mondo fantastico per rendere la realtà in una maniera più semplice, più docile, più comprensibile al mondo dei ragazzi. Parlare di Rodari non penso sia anacronistico, anzi penso sia un qualcosa di importante, anzi di riportarlo nelle scuole. Penso che rendere sempre più la conoscenza a portata di tutti e far conoscere anche ai nostri ragazzi chi era Rodari, leggendo quello che realmente lui ha fatto, non può fare altro che riportare quello che era una volta la realtà di oggi, perché a volte guardare indietro può aiutarci, insomma, a fare sempre meglio. Oggi si è parlato anche dell'intelligenza artificiale. Aver paura dell'intelligenza artificiale, non dobbiamo avere paura, perché noi siamo l'uomo che crea l'intelligenza artificiale, dobbiamo saperla gestire, dobbiamo saperla trasferire, dobbiamo saperla regolamentare. L'intelligenza artificiale, come tutto quello che è stata la tecnologia fino ad oggi, se utilizzata nel modo giusto può aiutare ad avere un migliore insegnamento e ad avere un migliore apprendimento. La professoressa Beatrice Lauretta, che ha organizzato insieme all'AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, questo incontro che veramente è stato emozionalmente forte. Forse non si può dire, ma io lo invento, faccio come Rodari, che giocava con le parole, faceva giocare gli altri con le parole, per sognare, per inventare, perché sbagliando si impara, anzi sbagliando si inventa. Esatto. Sì, un momento bello oggi pomeriggio, bisogna dire che l'AIM ci ha accolto veramente nel segno. Io sono stata molto lieta di ospitare questo incontro nella nostra scuola, alla Paolo Vetri, perché l'attualità di Rodari è veramente straordinaria. È ancora uno stimolo di pensiero pedagogico e didattico, e non solo, direi, perché la sua idea di una scuola democratica, di una scuola che costruisce la cittadinanza, di una scuola fondata sulla creatività, sulla centralità del bambino, è una scuola ancora attualissima, ha tanto da dirci, e ne è anche il segno la pubblicazione di molti saggi recenti su Rodari. Quindi dobbiamo riaprire, rispolverare alcuni testi, perché ci possono insegnare molto. È una scuola che non deve sclerotizzarsi, che non deve burocratizzarsi, ma che deve tenere sempre presente la vera finalità, quella di dare opportunità a tutti, di essere, insomma, una scuola, oggi si dice inclusiva, ma insomma il concetto democratica, perché recuperiamo il senso profondo anche costituzionale, no? della scuola. È una scuola aperta a tutte le esperienze, non solo le nuove tecnologie, ma le nuove tecnologie al servizio della creatività dei bambini. Dottoressa, l'attualità di Gianni Rodari non è mai anacronistico. Gianni Rodari. È vero, Gianni Rodari ancora rappresenta un pedagogista di fama veramente internazionale, non soltanto per noi a livello italiano. È una banalizzazione dire che Gianni Rodari è solo per l'infanzia, e ha dato anche un contributo a livello sociale.
Oggi a maggior ragione si deve parlare di Gianni Rodari, perché si parla di intelligenze artificiali e in effetti il dominio della macchina non ci deve essere mai, deve essere sempre la persona con la sua creatività, con la sua immaginazione, con la sua possibilità di percorrere strade diverse che deve dominare. Quindi Gianni Rodari ci insegna e dà veramente uno spaccato sia alla scuola, sia alla persona, agli insegnanti che ai bambini. Allora, l'importanza di questo incontro per trasmettere ancora quella passione, quel desiderio. Fuoco dentro, quel desiderio di trasmettere. Possiamo dire esattamente così, cioè come riuscire ad accendere il desiderio e il piacere di apprendere nei ragazzi. Ora Gianni Rodari ha insegnato questa possibilità di utilizzare parole, giochi, inventiva, filastrocche, fiabe per creare una condizione sociale e affettiva all'interno dell'aula che abbassi i livelli di ansia, che abbassi i livelli di tensione, di paura nei ragazzi e li metta nella condizione di apprendere. Solo questo. Un territorio non è solo cielo e terra. Un territorio è ciò che ogni pietra racconta e ogni nuovo germoglio sogna. Un territorio è il risultato delle idee e dell'impegno di chi quel territorio lo vive e lo fa vivere, di chi ci tiene. E per noi gli Iblei sono tutto ciò a cui teniamo. La vita si misura in momenti. Momenti dove l'anima incontra i sensi e l'istinto si risveglia. Tu, la polvere e le emozioni di tracciare la tua strada. E poi un'altra. E un'altra ancora. Non ci sono limiti. È la tua storia. Scrivila ora. Audacia. Azione. Avventura. Libertà. Suzuki 4x4. Fuori dai luoghi comuni. Agriumbria è la festa dell'agricoltura italiana, una doppia vocazione, affari e festa popolare, che a detta degli operatori i due anime che rappresentano la forza, sia in termini numerici che di qualità della proposta commerciale. Tanti operatori, ma anche tante famiglie con bambini che sono arrivate nel polo fieristico di Bastia Umbra e che, come da tradizione, hanno letteralmente invaso le aree degli animali, grande interesse per quelle dedicate ai bovini. In questo momento qui abbiamo la razza Limousin, è una razza fortemente allevata in tutto il territorio italiano, soprattutto nella zona centro e sud, nelle isole. Abbiamo oltre il 50% del patrimonio zootecnico, si trova a sud, quindi un animale molto resistente, molto apprezzato commercialmente dal mercato ed è molto facile nella facilità a parto, per questo è apprezzato dal mondo allevatoriale. Qui oggi abbiamo la mostra nazionale, con il concorso abbiamo più di 170 capi, con oltre 50 allevatori partecipanti, record assoluto per noi in questi anni. Abbiamo la presenza di allevatori da parte di tutta Italia, partiamo dal nord fino ad arrivare al sud, compreso le isole Sardegna e Sicilia.
abbiamo la rappresentanza di tantissimi giovani che sono il futuro della razza e ci fa ben sperare in fortemente i numeri aumentano sempre di più di questi animali allevati. L'attività di selezione dell'anagli è nella valutazione morfologica e raccolta dati degli animali. Poi fortemente pianificare la fiera nazionale e tutti i vari concorsi che ci sono a carattere regionale e interprovinciale in tutta Italia. Infatti facciamo all'incirca una decina di manifestazioni in tutta Italia e cosa più importante è il centro genetico, dove vengono scelti i migliori vitelli selezionati dal nostro corpo esperti, fanno una prova di performance e poi vengono venduti all'asta per far sì che gli allevatori possano sfruttare questo potenziale genetico di questi animali. Abbiamo una consistenza di allevatori sopra i 5.000 per una gestione totale di oltre 60.000 capi. E negli ultimi anni stanno aumentando e il nostro obiettivo è arrivare a 100.000 fattrici in pochi anni in selezione tra le due razze, Sherol e Limousin. Anche il settore dell'allevamento ha i suoi comunicatori social. Agrisapori ha incontrato un amico che abitualmente frequenta gli eventi di settore e spesso lo si può trovare nei ring in occasione di mostre zootecniche nazionali. Ho iniziato la mia avventura con YouTube perché nel 2021, se non ricordo male, mi sono demolito un braccio, essendo ingessato per 40 giorni. Ho iniziato a scaricare il telefono e il computer, mettere in rete e da lì hanno iniziato a seguirmi dapprima gli appassionati della montagna, facevo trekking col mulo, con la mula pioggia, che avevo scalato 33 vetri.